diceva, un libro che appassiona, c'è la curiosità proprio da parte del lettore di arrivare alla fine. Come è già stato detto in precedenza, il libro è ambientato, la vicenda è ambientata nella Basilicata degli anni Ottanta, precisamente ad Avigliano, e vengono sì, i giovani descritti, appunto un gruppo di giovani adolescenti tra 12-16 anni, più o meno questa è la fascia di età dei protagonisti, e lo scrittore descrive appunto la moda di allora, quindi che andavano vestiti con jeans, magliette, non ci tenevano tanto come sono i ragazzi di oggi, con poco si divertivano, ancora riuscivano a giocare, a comunicare, a fare le scampagnate, la loro voglia di scoprire, la curiosità e il modo di stare insieme. Quindi per me la riflessione è stata proprio, diciamo, lampante, perché ho voluto fare un paragone con i giovani di oggi. Se vi è mai capitato sicuramente di stare a un tavolo, a una festa di compleanno, una pizza e vedere tanti giovani, la gioventù di oggi, intorno ad un tavolo, avrete notato che i giovani di oggi non sono più capaci di comunicare, perché sono tutti catapultati nel mondo dei social con i loro tablet, come diceva anche la Pierulli, con tutti, insomma, con, diciamo, la tecnologia ha portato gli aspetti positivi ma anche gli effetti negativi, e questo è il prezzo che paga la generazione di oggi proprio per via di questa, diciamo, evoluzione tecnologica. I ragazzi oggi purtroppo non riescono più a comunicare. Quindi, in vista di questa critica, io vorrei fare una domanda all'autore. Perché ha descritto la gioventù degli anni Ottanta e abbiamo fatto il paragone con la gioventù di oggi. Però, se dovessi scrivere un altro libro pensando alla gioventù del 2050, come immagini i giovani? Cioè, faranno un passo indietro e ritorneranno al sapore della vita, a godersela ancora? Oppure peggiorerà dal punto di vista dei social, saranno sempre più dipendenti? Secondo me è difficile prevedere quello che potrebbe accadere. Può darsi che ti verifichi quello che hai appena detto o il ritorno al futuro, diciamo. Comunque, mi piace sottolineare invece un aspetto riguardo a quello che hai detto dei giovani d'oggi, dei bambini d'oggi, ragazzini d'oggi. Una mamma di Avigliano che ha comprato il libro, ha letto, l'ha apprezzato, ha letto questo libro anche al figlio. Di 10 anni e mezzo, insomma, quindi. E ovviamente fatto qualche piccolo filtro su qualche parola, ha detto che il bambino non vedeva l'ora di arrivare all'ora di andare a letto, perché così la mamma gli poteva leggere delle pagine. Quindi, insomma, c'è anche questo aspetto qua che probabilmente, se si riesce a cogliere lo stimolo giusto per i bambini, i ragazzini, forse cioè, siamo sempre lo stesso tipo di essere umano. Sicuramente gli stimoli della società attuale sono un po' diversi dai nostri, quindi in mezzo alla tecnologia è difficile non farsi prendere. Dovremmo essere bravi noi genitori a saper dosare le cose. Invece, per quanto riguarda appunto l'aspetto futuro dei ragazzi, quindi non saprei veramente che cosa, perché onestamente. Se si leggesse qualche libro della fantascienza del passato, effetti qualcuno aveva previsto quello che sta accadendo adesso, insomma, ci sono delle visioni del genere, perché in mezzo alla tecnologia purtroppo i rapporti interpersonali cambiano, quindi anche i ragazzini saranno sempre più attratti dalla tecnologia. Però secondo me, se gli si dà lo spazio giusto e il motivo per farlo, anche giocare a calcio su un piazzale sterrato, potrà verificarsi anche fra 50 anni. Grazie. Veniamo invece alla figura dell'uomo che vendeva i palloncini. Praticamente questo è un uomo che poi si scoprirà man mano leggendo il libro che è uno spacciatore di droga, è il suo mestiere, proprio è un mestiere di copertura quello di vendere i palloncini. In effetti quest'uomo spacciava la droga. E quello che io voglio chiedere, appunto, oggi noi vi mettiamo sempre in guardia i ragazzi di non accettare appunto caramelle dagli estranei, di stare alla larga da determinate persone, perché anche nelle piccole comunità come possono essere Avigliano, i piccoli paesi della Basilicata, ci può essere sempre l'uomo nero dietro l'angolo. Quindi questo può essere anche un avvertimento per i giovani che leggono questo libro, di stare sempre attenti, di fare attenzione a ciò che l'apparenza vuole far credere, appunto, cioè quello che poi non è alla fine. Loro magari in
continuamente si avvicinano a determinate compagnie pensando che sia l'uomo dei palloncini, quindi una persona che invece dovrebbe essere favorevole ai bambini, invece poi scoprono che è tutt'altro, e quindi anche un avvertimento. In un certo senso fa anche bene intenderlo come un avvertimento contro gli inganni della vita, in maniera in generale, quindi ovviamente siccome la nostra società è sempre più esposta a questo tipo di problemi, perché no? È un'interpretazione che è utile secondo me più che altro, perché le interpretazioni sono varie e mi fa piacere constatare che ognuno mi fornisce uno spunto diverso, quindi poi alla fine... Sì, anche... conferma la mia idea che quando si scrive poi non si pensa a quello che effettivamente poi susciterà nel lettore, e la cosa più bella forse è questa, quando il lettore riesce a interpretarlo a modo suo e a trovare vari messaggi. Sì, infatti anche Massimo, che è il protagonista, tiene questo segreto nascosto perché ha paura di essere preso in giro dai suoi amici, essendo uno dei più piccoli che lo prendono in giro, magari una parola detta fuori luogo viene sempre, diciamo, preso in giro, e quindi tiene dentro di sé questo segreto più grande di lui, perché ritrovando questo amuleto viene catapultato in un'altra dimensione, che è quella magica, quindi differente da quella reale, e quindi già sa che se racconta la verità verrà sicuramente deriso e preso in giro. Però alla fine, per come insomma si sviluppa la vicenda dell'intera la trama del libro, alla fine Massimo sente il bisogno di confidarsi con i suoi amici, e man mano, mentre si confida, scopre che anche i suoi amici hanno dei segreti e si aprono con lui. Quindi anche questo, io ho pensato, fosse un messaggio per i ragazzi, che delle persone che si fidano non devono mai tenere nulla dentro, ma ne devono sempre parlare con gli altri, con chi appunto hanno fiducia, con le persone di fiducia, perché ciò non può far altro che farli bene a loro, perché si aprono e quindi si liberano da un peso, come è stato per Massimo, e al contempo aiuta sempre poi a ritrovare la verità e, diciamo, la soluzione di un qualsiasi problema. Quindi... Sì, è una giusta osservazione, perché poi questa è la... diciamo che così come nelle famiglie i guai della vita si affrontano meglio quando non si è soli, così anche in amici confidarsi è una bella cosa, per le cose piccole così come per le cose un pochino più serie. Sì, un'ultima domanda. Il protagonista Massimo alla fine insomma incontra lungo il suo percorso questo zingaro Zadan, che è un personaggio misterioso, tutto da scoprire. Io ho fatto una specie di parallelismo tra questo Zadan ai nostri santoni della nostra Lucania. Per esempio, noi abbiamo avuto Giuseppe Calvello, il mago della Lucania, soprannominato appunto Ferramosca, che ha attirato qui in Basilicata nel 58 la venuta di Ernesto De Martino, del noto etnoantropologo, e ha scritto un libro su De Magia, gli ha dedicato il capitolo 8 di questo libro, e la dimora di questo mago era proprio nella nostra, diciamo, nella nostra regione, abitava nelle parti di Albano di Lucania, nella vallata. Questo era una specie di santone che aveva vissuto in America tanti anni, poi era ritornato, diciamo, voci di popolo pensano che abbia portato un po' di droga, ma lo dicono, non ci sono delle certezze, però fatto sta che lui faceva queste pozioni che veramente facevano sentire delle persone in stati, diciamo, diversi da quelli reali, e quindi li portavano in un'altra dimensione. La gente, il popolo, allora, tra virgolette, ignorante, perché proprio si credeva nel rito della fascinazione, le persone si recavano da questo santone per chiedere la fattura o per chiedere di togliere la fattura. Così era la fattura, era quando, diciamo, una persona riceveva male da qualcuno e si recava dal mago per potersi vendicare. Allora c'erano anche le maciare, le streghe, che comunque anche quelle erano altri, diciamo, elementi della tradizione, diciamo, appartengono alle leggende dei nostri popoli, a proprio della Lucania, e anche queste erano, diciamo, facevano parte di questa realtà magica e mistica. Quindi alla fine questo santone, anche ad Avigliano c'era questo, cioè ti sei ispirato a qualche santone di Avigliano di quegli anni, oppure è stato totalmente un personaggio inventato? Un personaggio inventato, e comunque, come vedi, cioè, alla fine c'è qualche richiamo a quello che si sente in giro, comunque, cioè non c'è una collocazione, anche perché il fatto stesso di nominare Avigliano, sì, è una questione legata al dialetto, però quel paese là potrebbe essere uno qualsiasi dei paesi della Basilicata, quindi anche la collocazione di una figura un po' fuori dal reale, sì, cioè, calza a pennello con...
quando quello che, anche perché poi tra l'altro noi, io così sono cresciuto che ogni piccola cosa poteva diventare un grande mistero, quindi figurarsi davanti a una realtà del genere, erano attirati come gli orsi da lì, le api, dopo queste cose sono sempre state un po' il nostro divertimento dell'epoca, e penso che insomma si veda tutto nel romanzo. Certo, trapela tutta.